L'attenzione alla persona, nella sua completezza e complessità, è la priorità del liceo Giannelli di Chiavari, che si declina in diversi aspetti dell'attività scolastica. Una formazione trasversale, con un approccio volto all'acquisizione di metodologie e strumenti, oltre che all'apprendimento di nozioni. Una cura dei ragazzi che li accompagna nella crescita, come indicato dai valori che il Santo Giannelli riteneva fondamentali. Il Giannelli certamente nella sua vita è stato animato da una grande passione. Passione anzitutto per la vita stessa, per Gesù e per le cose in cui lui credeva e che seguiva, quindi questa passione l'ha portato a fare cose grandi. Ecco, mi par di dire che un primo obiettivo che ci poniamo insieme ai ragazzi è che la passione deve animarci e deve guidarci, la passione per la vita, la passione per lo studio, per la conoscenza, per le cose belle. E un altro aspetto su cui Giannelli ha un po' puntato come aspetto determinante anche per le sue suore e un po' per tutti coloro che lo incontravano era quello del curare un po' la relazione tra le persone, perché uno che vive con passione la vita non può non viverla aperto agli altri. Quindi l'altra grande attenzione che si deve avere in generale come scuola, ma che abbiamo noi come scuola qui nel Giannelli Campus, è proprio l'attenzione alla persona a 360 gradi, che poi diventa relazione autentica, diventa desiderio di crescita, diventa desiderio di camminare insieme senza fare sconti, certamente, perché voler bene vuol dire anche essere veri, essere autentici, però anche con a cuore proprio il bene della persona in quel momento specifico della sua vita. Giannelli diceva tante volte che l'educatore deve credere lui per prima a quello che fa, quindi l'esempio per i ragazzi è fondamentale, che i ragazzi abbiano oggi nella scuola, ma non solo nella scuola, in generale nella vita, degli esempi di persone che credono a quello che fanno, penso che sia fondamentale e può essere fonte di passione. Poi certamente al giorno d'oggi bisogna presentare ciascuno la propria materia anche in una maniera un po' creativa e originale, ci sono alcune cose che vanno insegnate anche con precisione, anche con competenza come è necessario, ma nello stesso tempo la materia deve essere insegnata un po' con quell'originalità che contraddistingue ogni professore e che Giannelli riconosceva, perché Giannelli, parlando soprattutto ai preti, riconosceva l'originalità di ciascuna persona e dentro questa si inseriva un discorso cristiano. Ecco, penso che sia analogo per la scuola, per una scuola cattolica, inserire anche il discorso cristiano dentro il carisma del Giannelli, dentro la persona di ogni ragazzo e anche dentro la materia che ciascuno di noi è chiamato a insegnare, penso che sia e che possa essere un punto di forza. Accompagnare i ragazzi nella loro crescita significa anche dare loro un insegnamento di qualità. In particolare, il liceo, oltre ad essere pensato per venire incontro ai ragazzi che praticano sport a livello agonistico, cura molto le competenze trasversali e uno studio multidisciplinare che permetta l'acquisizione di un pensiero critico. L'obiettivo prioritario, manifestato dalla preside Daniela Loero, è quello di alzare la qualità e migliorare la preparazione degli studenti rispetto agli anni precedenti. Anche per questo motivo che l'istituto è attento ai percorsi di recupero e potenziamento che avvengono sia nelle ore curricolari che al pomeriggio per adeguarsi alle necessità. La cura nelle relazioni personali non si esaurisce con i ragazzi, ma si estende alle famiglie con cui la scuola ha una stretta comunicazione. L'attenzione al singolo si vede da tante piccole cose. Il risultato migliore è come mio figlio torna da scuola a casa, sempre contento, sempre entusiasta, sempre pronto a raccontare ciò che viene fatto con grande gioia e la dedizione che lui poi mette nello studio, perché il metodo che gli viene insegnato, l'attenzione col fatto che ci sono poche persone, lo incentiva e a un certo punto lo obbliga a essere sempre sul pezzo, sempre a studiare giorno per giorno, cosa che gli consente di avere, diciamo così, una migliore preparazione senza lacune e senza, diciamo, parti mancanti di preparazione. Come comunicazione, la comunicazione è molto stretta, soprattutto in questo passaggio che c'è stato dall'anno scorso, dove si è temuto per un certo momento che la scuola potesse chiudere con questa nuova esperienza, nuova iniziativa che è stata fatta grazie soprattutto alla, diciamo, grande aiuto e la grande iniziativa, spirito
messo il vescovo, perché è stato lui sostanzialmente a credere tantissimo in questa nuova iniziativa, c'è stata un'informazione passo passo dei vari passaggi, dei vari lavori che venivano svolti per riuscire a fare in modo che questo progetto di questa nuova scuola potesse andare avanti e si potesse realizzare.